Ok, ciao ragazzi, oggi siamo qui e approfondiamo le caratteristiche fotografiche di Redmi Note 6 Pro. Mi è stato chiesto più volte nei commenti che cosa cambia dal Note 6 Pro al Redmi Note 5. Fondamentalmente la cosa più importante che cambia in questo telefono rispetto a quell'altro sono la doppia fotocamera frontale e la doppia fotocamera dietro che offre una fotografia migliore e dei miglioramenti soprattutto nella parte selfie, che al giorno d'oggi sono molto importanti. Approfondiamo un attimo. Come in tutti i telefoni Android si potrà vedere il breve video, il video, le foto, la modalità ritratto quadrato, panorama e la modalità manuale per regolare personalmente. Oltre a questo, nella parte alta, in modalità foto e anche nella modalità ritratto, si potrà selezionare l'intelligenza artificiale che migliorerà notevolmente le vostre fotografie. Nella modalità foto si potrà attivare e disattivare, come vedete, la modalità HDR, quindi alta definizione, e sempre dalle impostazioni in altro, passando alle impostazioni, impostare i video in Full HD. Dopo questo passiamo a vedere le caratteristiche delle fotografie e dei video di Redmi. Registrazione video in 4K 30 fps, zoom 8x in questo momento.